Buonasera, entrate in collegamento con 30 minuti, l'appuntamento serale, ormai dal martedì al venerdì ci ritroviamo in piena tranquillità e spensieratezza, insomma passiamo 28-29 minuti tranquilli. Allora, per questo mercoledì, insomma, io guardate, ho un quintale di libri qua, ma voi pensate, non è uno scrittore, però insomma, poi vi racconterà anche lui della sua esperienza, perché ha scritto questi libri. Insomma, io sto parlando di un personaggio nostro calabrese, perché poi del resto negli anni è una vita, insomma, tra spettacoli, adesso è un promoter calabrese nostro e lo conoscono tutti, adesso poi parliamo anche di questa sua, tante iniziative che ha fatto in Calabria, ma anche fuori, persona umile, perché io lo conosco da tantissimi anni, insomma, è un ragazzo di cuore, persona per bene, insomma, che cosa difficile in Calabria, non è che è facile, però, insomma, è Ruggero Pegna. Ciao Ruggero, buonasera, benvenuto. Ti conoscono tutti in Calabria, poco fa siamo arrivati nello studio, qui sotto, amici, ah, tu sei, ti conosco, ti ho visto, non so chi sei, Ruggero Pegna, eccolo qua, come stai Ruggero? Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie per questo invito, grazie anche per le belle parole di presentazione. Io, persona, poi il ragazzo fa sempre piacere. Una persona per bene, no? Voglio dire. Grazie. Questa è una cosa che tra l'altro, sì, devo dire, sentirla è non, qualcosa non è di facile. Importante, perché vedi, noi viviamo in una realtà complessa e a volte anche chi intraprende, chi fa delle attività che si basano su movimenti finanziari, chiamiamole, sì, attività imprenditoriali, come può essere vista la mia da alcune spigolature, in una realtà così non è facile districarsi rimanendo sempre se stessi, quindi lavorando, seguendo tutti, wow, i principi di onestà, di legalità, facendo le cose per come è giusto, wow, che sia. Quando si pensa alla Calabria, io quando ho iniziato a fare la mia attività di promotore e organizzatore di spettacoli, ormai stiamo parlando di circa 40 anni fa, sembra ieri, ma sono passati tanti, tanti anni, c'era scetticismo nelle grandi produzioni, sì, del centro-nord, anche in quelle internazionali, nel venire a portare, sì, artisti e grandi produzioni in Calabria. Pian piano hanno capito che anche in questa regione c'è gente per bene, che è mossa dalla passione, dalla voglia di fare le cose con rigore, con serietà, con puntualità, rispettando gli impegni e perseguendo degli obiettivi che sono quelli di realizzare anche, come nel mio caso, dei sogni. Io ho terminato proprio qui vicino gli studi di ingegneria ad Arcavagata e poi ho svoltato appunto nel settore dello spettacolo. Ecco, come sei arrivato poi allo spettacolo? Così per caso oppure... È una passione, perché poi ognuno dentro, in ognuno di noi c'è sempre la passione, capito? Dice faccio quello, però non si sa mai. Oggi poi impara l'arte e mettila da parte. Non so come sei arrivato a fare il promotore. Sì, io più che altro io invertirei la domanda: come sono arrivato ad ingegneria? Perché probabilmente le mie attitudini poi si sono ritrovate in quello che ho fatto dopo, quindi comunicazione, scrittura, creatività, organizzazione, produzione. E sono arrivato in ingegneria perché mio padre è stato un costruttore, e quindi era quasi naturale che io proseguissi quell'attività. Lo sa arrabbiato un po', dice che ho pure proseguito per un po', e devo dire che all'inizio non l'ha presa bene, perché come puoi capire, in una regione come la nostra, che era allora periferia per questo tipo di grandi eventi, sembrava fantascienza. Anche quando io ho annunciato, io sono partito non con una piccola band, ma organizzando gli Spandau Ballet, quando mi ricordo. Ai vertici delle classifiche internazionali, anche dei gusti, sembrava qualcosa di impossibile. Ma ne hai fatto tante di artisti importanti. E poi, devo dire, la storia ma, dello ma spettacolo. Ma sei figlio unico, hai sorelle, fratelli? No, io ho tre fratelli. Siamo in tutti quattro. Maschi? No, ho due sorelle e un fratello. Ah, quindi siete in quattro. Siamo in quattro. Benissimo. Poi dice la pecora nera, la pecora è pazza chi è? Scusa, la pecora è pazza La pecora è pazza? No, lo stavo dicendo io, perché guardate, ce l'ho qua. Perché oltre a libri importanti e seri, perché poi ne parliamo di questo miracolo d'amore, c'è questo che è la pecora pazza, ecco, lo vedete qua. Vedi, io ho sempre ma cos'è sta pecora? Come ti è uscita sta pecora pazza? Perché io ho sempre amato scrivere, e tra l'altro
nelle mie corde di scrittura sì. ci sta anche la satira. Quella è una pubblicazione di satira che è seguita dalle rubriche, i graffi miei sì. che sono state pubblicate da varie testate regionali, per cui poi ho raccolto un po' di pezzi unendoli in un filo conduttore, ne è uscito questo volumetto, La pecora è pazza, un anno da Arcore a Locri, in cui c'è un po'... Qualche dipinto della realtà dei nostri tempi. Quindi. Senti Ruggero, ma quanto è difficile fare imprenditori in Calabria? Perché è vero, poi tu sappiamo bene questo spettacolo, qualcuno dice sai ma lo spettacolo ci gira intorno a tutto il malaffare, c'è gente così, molti hanno diffidenza, però insomma tu in qualche modo negli anni sei uscito sempre bene, hai lavorato sempre per fatti tuoi, insomma sei andato avanti. Come ma ho detto prima, una mia strada che è stata quella del grande rigore, del cercare di fare le cose sempre in, certo modo. In modo quasi maniacale dal punto di vista organizzativo, anche seguendo in prima persona varie fasi, dalla ideazione alla scrittura, alla promozione, addirittura essendo io stesso un po' l'ufficio stampa e comunicazione, le strategie organizzative. Oggi non a caso mi vengono affidati anche corsi di docenze in organizzazione di eventi, perché l'esperienza accumulata in tanti anni... Tutte li curi dall'A alla Z, no? Praticamente li pensi gli artisti che vanno di sì, più... Sì, perché poi in questi anni, vedi, la mia attività si è distinta in varie direttrici. Prego la regia, se riusciamo a mandare qualche foto, perché io sono riuscito ad avere anche delle foto tue, insomma, se riusciamo a mandarle così le vediamo tante, pure, facciamo vedere, sono tante però immagini. Però. Io avevo degli obiettivi, allora chiamiamoli dei traguardi, i grandi artisti italiani, e diciamo che li ho presentati tutti, da Vasco Rossi a Ligabue, i grandi autori. Portare in Calabria le grandi star internazionali, ne ho portato a decine, da Elton John in commissione, Sting, con cui ho inaugurato il Pala Calafiore di Reggio Calabria. A proposito di Pala Calafiore, sabato c'è un... Venerdì e sabato. Ho per la prima volta sbarco anche nel mondo del circo. In questi anni ho voluto presentare, Fabio... Ce l'ho la candina, che l'ho vista che stai iniziando a portare, eccola qua, questa, no? Sì, ho voluto presentare ai calabresi anche spettacoli in solo, però sempre del massimo livello. E questo possibile. Cos'è? Questo è un gran galà del circo mondiale. Io anni fa portai al Teatro Rendano di Cosenza il Gran Circo di Cina. Ecco, sì, me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Ho portato anche compagnie straordinarie come Momix, come Stomp. Sì. Questo è un gran galà con le più grandi stelle del circo mondiale, e in particolare della storia del Cirque du Soleil. Quindi è un evento davvero irripetibile, venerdì 21 e sabato 22 aprile al Pala Calafiore di Reggio. Pala Calafiore, benissimo, abbiamo dato anche queste informazioni, perché poi del resto noi siamo a cavallo trainiamo gli amici della Calabria alle ultime notizie del telegiornale, quindi questa è una notizia per gli amici di Reggio, insomma avete la possibilità di vedere questo di tutta grande, la Calabria, grande evento, sicuramente importante. Però tu poi la tua vita è stata segnata in modo particolare da una storia, una malattia che diciamo, però c'è, qua parliamo anche di Natuzza, insomma adesso mo mi diciamo dici che io a 40 anni ecco, miracolo d'amore, ho cambiato proprio il motore, no? il midollo osseo, per cui sono stato colpito improvvisamente, leucemia. Sembrata quasi una sceneggiatura di un film, perché pensa che la mia diagnosi è stata fatta, io sono stato male in pratica a 24 ore dalla celebrazione del matrimonio, che so che poi ti sei sposato in un ospedale, è vero? Sì, mia moglie ha voluto che ci sposassimo lo stesso e i medici però non mi hanno fatto uscire dall'ospedale pugliese di Catanzaro e ci siamo sposati al quarto piano alla cappella dell'ospedale. Gli invitati erano tutti increduli, mi sarei dovuto sposare a Cittadella del Capo, come tanti calabresi, insomma ognuno sceglie la location, certo, la location che più gli piace. È una cosa che aveva preparato in particolare mia moglie, perché io quell'anno, quell'estate, avevo lavorato moltissimo, in particolare avevo fatto la Sera dei Miracoli su Rai 1 con Lucio Dalla, Gianni Morandi, avevo presentato per la prima volta Notre Dame de Paris, Catanzaro e Zucchero alla Lamezia. Un anno straordinario, e addirittura l'avevo iniziato quel 2002 con Un ponte fra le stelle per Rai 1, condotto da Mara Venier, al Teatro Rendano di Cosenza, che fu un evento straordinario. Quindi così, un mal di pancia, da questo dolore fortissimo, insolito, perché sinceramente noi che lavoriamo in questi settori siamo abituati a camminare sempre. Però il dolore fu così forte che dovetti ricorrere ai medici, anche sapendo che il giorno dopo c'era comunque appunto un matrimonio con quello che e quindi poi ti sei trovato lì.
E poi la diagnosi è stata immediata, mi sono trovato ricoverato all'ematologia di Catanzaro con la diagnosi di leucemia mieloide acuta e secondo i medici non c'era scampo, senza alcuna speranza di sopravvivenza. E lì nel libro, come racconto anche in Miracolo d'Amore, sintetizzando... E poi ma questo tuo rapporto con Natuzzi, prima parlavi anche di tuo padre che era molto legato a Natuzzi. Sì, che... in pratica un'amica andò da lei, io sì, già la conoscevo perché mio padre appunto ci aveva portato più volte, portava volte spesso andavate, il fine settimana a Paravati, era la sua gita preferita, una persona molto credente mio papà, e quindi già la conoscevo. Questa amica me la passò il telefono e io non nascondo che mi emozionai, scoppiai a piangere, sì, anche dicendole che purtroppo appunto aveva avuto questa diagnosi. Lei mi disse di, fai le cure, continua le cure. No, di non piangere, di accettare le sofferenze, perché Dio evidentemente voleva quello, ma combattendo ce l'avrei fatta. C'era. Quindi per me è stata un'iniezione di coraggio, è stata, devo dire, la prima vera terapia, quella di darmi il coraggio che magari mi mancava, è sempre un grande fifone rispetto a... Sì, dice pure io, una puntura, medicine, una cosa di spagna, vedi una siringa, scappa, ora i bambini hanno una siringa, vabbè. Però questa è una storia che... E poi lei, la cosa incredibile, dopo varie vicissitudini, complicazioni, momenti in cui sembrava che non riuscissi ad arrivare al mattino successivo, invece giunse il tempo del trapianto di midollo osseo. Non c'erano donatori al mondo compatibili con me e lei predisse l'esistenza dell'unica donatrice al mondo compatibile, una ragazza americana di 24 anni, che effettivamente poi si iscrisse nella settimana successiva alla sua predizione ed è stata la persona che mi ha salvato la vita, per la quale io sono qui e ho proseguito poi dopo quell'esperienza a raccogliere ancora nuovi risultati, perché ho scritto diverse pubblicazioni, ho organizzato altri grandissimi eventi. C'è un prima e un dopo, due momenti della vita, due fasi, è come se fossi appunto rinato. E credo che questa mia esperienza, anche raccontata in questo libro, sia arrivata a tanti, sai, è arrivata soprattutto a quelle persone che poi si imbattono in avventure simili e prendono a modello appunto chi ce l'ha fatta, chi ha testimoniato di essere riuscito ad affrontare questo mostro che è una grave malattia e poi venirne fuori. La speranza non deve mai mancare a nessuno, perché sono cose, grazie alla scienza, grazie alla fede, grazie all'amore di tanti, un po' di oggi tutto, assolutamente superabile. E lei ti aveva detto questo fatto qua, che c'era una donatrice per te, ti aveva anticipato questa cosa? Esattamente così. Boh, vedendo poco tu dici. Vabbè, Ruggero, queste sono storie che non finiscono mai. E poi invece hai scritto questo, che è Il cacciatore di meduse. Di cosa tratta questo qua? Allora, questo libro è stato, tra l'altro, ha avuto moltissimi riconoscimenti. La Fondazione Fontana di Padova lo ha inserito attraverso il progetto World Social Agenda tra i 13 libri di sempre consigliati agli studenti delle scuole superiori. Mi sono voluto immedesimare, vedi, dopo questa mia esperienza umana speciale in cui ho combattuto tra la vita e la morte, mi sono reso conto che l'esistenza di tanti non è straordinaria, vive di momenti difficili. E gli uomini che affrontano questi viaggi della speranza sono persone come noi che non hanno avuto la fortuna di nascere, nessuno di noi chiede appunto di nascere, né dove nascere né come. Ognuno si trova in un luogo del mondo e deve, riuscire a superare quel gap di partenza per raggiungere a volte quel livello di vita più semplice, i fabbisogni più naturali. Allora, quando a volte si parla dei migranti, lo si fa con diffidenza, lo si fa con toni che umanamente lasciano un po' perplessi. Sono uomini come noi, nati in una parte del mondo in cui è difficile vivere, e spesso credono che noi siamo poi vicini a questi luoghi in cui la vita non è semplice e fortunata come la nostra. Quindi ci troviamo ad essere il primo porto, diciamo, per loro a cui ambire. E in questa storia, vedi, mi sono immedesimato in un ragazzo somilo che parte, ragazzo che parte con la mamma da Chisimaio, questo luogo sul fiume Giuba in Somalia, percorre il deserto, per lui che è un ragazzo è quasi un'avventura, l'altra volta, no? L'adulto
che conosce ed è responsabile di andare incontro a pericoli, il ragazzo invece che quasi per lui è un grande viaggio. Poi il mare, la paura delle onde, mi sembra quasi addirittura che ci sia una descrizione attuale di quello che è successo. Una cosa attuale praticamente. Perché la sua barca peraltro quasi arriva a riva. Ma tu questi momenti di scrittura, quando ti vengono questi? Quando scrivi? Io amo scrivere, per cui per me la sera, a volte anche la notte, trovo il mio equilibrio e ti devo anche fare una confidenza. Io ho bisogno del suono del pianoforte in sottofondo che mi libera le emozioni. E infatti la scrittura è molto emotivamente... Ma perché se tu mi dici questo libro che tratta di questo bambino, che poi può essere la storia di qualche bambino che è rimasto qui nel mare di Cutro, è stato presentato in tantissimi luoghi e devo dire anche il confronto con chi ha vissuto questa esperienza... Sì, diciamo te la butto lì, visto che tu insomma hai fatto tante cose belle e poi per questo discorso anche della beneficenza, di essere... Perché non vedi di organizzare qualcosa anche su Cutro, ecco? Ho lanciato nei giorni scorsi il progetto di un grande concerto al Palamilone. Devo dire che come molte cose calabresi poi vanno a imbattersi in problemi di varia natura. Ho appreso dal comune di Crotone ad esempio che il Palamilone purtroppo non è agibile, paradossalmente è stato agibile solo per la presenza, abbiamo visto queste immagini terribili delle bare dei migranti. Ma si può fare qualcosa all'aperto proprio? Ma ho posto anche un'alternativa, ho proposto un'alternativa che è il Teatro Apollo di Crotone. Ho anche fissato una data il 27 di settembre in modo tale che si sia lontani dalla grande movimento estivo degli spettacoli dal vivo, e ho anche mandato una proposta alla presidenza della Regione Calabria. Ancora ad oggi non ho avuto riscontro, ma io mi auguro che questo è molto vicino a queste cose. Però ecco, poi anche le aziende, perché dobbiamo anche coinvolgere tanti imprenditori calabresi. Ma sai, le aziende, io sono 40 anni che faccio attività nel mondo dello spettacolo, ho fatto i più grandi eventi possibili. La sponsorizzazione ai livelli necessari per poter sostenere questi grandi eventi non esistono. Vabbè, ma io dico quel qui. Poco che si può fare per dare poi un ricavato importante anche a queste famiglie, a qualcuno che rimane, non lo so, di trovare una forma. È proprio esattamente come se tu avessi letto il mio progetto, che ripeto ho trasmesso in regione e anche ho comunicato. Ho già anche qualche artista che sta aderendo, per cui vedremo come si evolvono le cose. Io riguardo alla beneficenza, vedi, io ogni anno ho dedicato le mie stagioni a temi, ad associazioni che hanno scopi di questa natura. E anche la comunicazione è per loro importante, perché a volte serve farsi conoscere. Quando nel 2000 io ho dedicato... Lucia, mi dicono dalla regia che forse hai l'antennino del microfono sotto, mettilo più sopra perché forse abbiamo... No, l'antennino... Lo scatolino, ecco, che forse sotto l'hai coperto e quindi lo puoi tenere anche sopra, così sulle gambe sopra. Lo posso anche mettere qua. No, perché... Ma se c'è stato qualche problema è andato bene, mi dicono che molte volte poi viene in saturazione. Stavi dicendo? No, forse questa è un po' la mia voce. No, stavo dicendo che nel 2000, quando la presidente dell'Addimo Calabria venne a chiedermi di abbinare la mia stagione di eventi alla loro associazione, addirittura non conoscevo esattamente in cosa si adoperassero. Sì. Mi ha spiegato appunto cos'era la donazione del midollo, cos'era la leucemia. Pensa, 2 anni dopo sono stato io stesso ad aver necessità di una donazione di midollo. Quindi a volte nella vita, vedi, essere vicini agli altri fa sì che il bene ci torni, e a me ne è tornato tanto anche in quell'esperienza, grazie alle donazioni di piastrine, di sangue e appunto al termine anche del midollo stesso. Senti, ma tu figli ce n'hai? Ho una straordinaria bimba. Come si chiama tuo figlio? Si chiama Elisa. Il nome della nonna? No. No, allora vedi, tu hai un altro libro. Io infatti questa è l'ultima tua. Questa è un po' ispirata. È la stanza di Adel, di cosa tratta questo? Allora, questa è una storia di adozione, sì. Però raccontato come in realtà tra fiaba e realtà. Tra fiaba e realtà perché in pratica a nostra figlia, abbiamo raccontato sin da quando era piccina che una
cicogna sbadata l'aveva portata molto lontano. Per cui noi i genitori siamo stati costretti a cercarla, perché questa benedetta cicogna l'aveva lasciata in, appunto, in un altro luogo del mondo. Tanto l'abbiamo cercata fino a trovarla, per cui questo incontro tra questi bambini, l'adozione tra questi bambini che cercano, no, attendono i loro genitori, che non è facile però, e i genitori che attendono di diventare padre e madre. Cioè. Ed è magico. È una bella cosa questa. Io penso che sia straordinario. Vedi, a volte anche e soprattutto in regioni come la nostra ci sono i luoghi comuni, il figlio naturale, il figlio biologico, il figlio adottato. Esiste il figlio. Bravo. Nel momento in cui si è insieme, è l'amore che gli puoi dare, si costruisce una famiglia, e in quel momento è lo scambio di affetto, il desiderio di amore, il desiderio di essere genitori, e da parte dei bambini quello di avere un papà da chiamare, una mamma da abbracciare, le coccole quanti da anni ricevere. Quanti anni ha adesso? Oggi quasi 12 anni. 12 anni, a scuola naturalmente. Tutta papà. Si vede tutta rupaggio. È così. Senti, siccome abbiamo parlato di tutto e di più, non abbiamo parlato adesso per capire anche gli amici calabresi che seguono quello che c'è in programma. Stai lanciando qualcosa, oltre a questa di sabato? È partita già la mia 37esima stagione di spettacoli, che contiene vari progetti, in particolare Fatti di Musica, questo festival del miglior live d'autore italiano che presenta. Che li fai un po' tutte le location più belle della Calabria. Le principali location della nostra regione, quindi è la Calabria la vera location, con quelle strutture che consentono di poter ospitare, nel rispetto alle normative che regolano questo settore, i vari eventi. Sono partito proprio da Cosenza, dal Teatro Rendano, con uno spettacolo che ritengo tra i più belli e emozionanti che abbia presentato in questi anni. Van Gogh Café, un'opera su Van Gogh, multimediale, immersiva, 3D, due matinee stracarichi di ragazzi e poi anche il grande serale. E ora, appunto, dopo le Cirque di venerdì e sabato, le Cirque Top Performers a Reggio Calabria, arriva tutta una grande parte estiva con appuntamenti già confermati, ad esempio al Teatro dei Ruderi di Cirella Diamante, che è un'area archeologica peraltro idonea ad ospitare questo tipo di eventi, grazie a questo teatro all'aperto. Ho fatto l'anno scorso anche Cocciante lì davvero. L'anno scorso ho portato, dopo tantissimi anni, Riccardo Cocciante con l'intera orchestra. Quest'anno si punta molto al pubblico giovanile, anche perché, sai, ho visto un rapper, questo è quello che il movimento anche musicale. Ma a me che così, lui pensa, dice, dalle stelle poi arriva anche ai giovani, ripensa tutto, chi sembra la notte, perché quello pianoforte mette, pensi che posso portare questa, e quindi poi gli escono. L'8 agosto, per esempio, Geolier, che questo rapper che sta vendendo già biglietti in modo importante, poi Mannarino, per esempio, il 18 Mannarino non è quello di Paolo, perché a Paolo ci sono i Mannarino, ci sono un sacco di ma sai che è originario però di una cosa di Belmonte Carabo. Questo Mannarino, perché sono molti non lo sanno, ma è originario di Belmonte. No, io scherzavo, non lo sapevo, perché i Mannarino sono di questa costa tirrenica. Ma c'è un altro artista calabrese che proporrò in Fatti di Musica, è sempre Diamante, che è Aiello. Aiello confermato proprio oggi per il 19 agosto, sabato 19 agosto, è fuori con un nuovo album, un altro cantautore molto originale, con una voce speciale, un'abilità nello scrivere e comporre sicuramente unica, e ha un suo grande pubblico, è un grande momento, devo dire, per la musica made in Calabria, a parte Sergio Cammariere, la storica Loredana Bertè. Tu l'hai portato tante volte. Anche Sergio è appena uscito col nuovo album, molto bello, c'è un pezzo secondo me che è ai livelli di Tutto quello che è un uomo, e sicuramente quest'estate tornerà. Appunto c'è Aiello, c'è Dario Brunori, che ormai è uno dei principali cantautori italiani. Mannarino originario, Mannarino. E Luigi Strangis, il ragazzo di Lamezia, che sarà pure al Teatro dei Ruderi, che ha vinto Amici lo scorso anno, anche lui fuori con un nuovo singolo. Ecco, la Calabria ribolle di voglia di riuscire, di avere successo, bravo. Quindi questi giovani ce la mettono tutta. È chiaro che il sistema deve sostenere non solo loro, ma chi anche facendo impresa muove quei meccanismi produttivi. Nel frattempo dalla regia stanno passando tante foto, tanti tuoi ricordi, insomma. Qui con Michele Guardia e Gerardo, sai. E quindi voglio dire, questo vedi è la foto
di Donatella Versace e Elton John, li ho messi assieme quando ho organizzato appunto l'omaggio a Gianni Versace a Reggio Calabria. Questo penso che sia un evento storico irripetibile, perché a parte che Elton John ora sta per chiudere la carriera col tour dell'addio, ma ci sono le immagini trasmesse in tutto il mondo, uno dei concerti più visti al mondo, attualmente persino, oltre appunto alla trasmissione Rai, con la regia di Gianni Boncompagni su YouTube, nella Elton John Collection ci sono tutti i brani di quel concerto postati proprio dalla Che sua bella scultura. cosa, insomma, grande, questo è quello che naturalmente di dopodomani, insomma, a Reggio Questi Calabria. sono i Pooh, Questa è uno la degli cosa. ultimi concerti in Calabria. Purtroppo Stefano non c'è più, però sono stati. Io sai, i Pooh è il gruppo che ho organizzato più volte, 61 volte in Calabria. 61 volte. 61 volte. Questo invece chi è? Questo sei Beh, tu. questi sono dei pezzi, delle recensioni, Ho appunto, visto Pino Daniele che c'è con te, sull'ultimo libro, questo questo è mi il libro ricordo. tu. Ho visto Pino Daniele pure, Pino Beh, Pino Daniele. Daniele ho Questo sei, qua ti organizzato metti nel mio la mondo, notte, come i che sono, bambini pieno di foto, vedi? e quindi qua stai tu il giorno. Questo Ah, invece questo credo che sia stato uno dei concerti sicuramente che mi hanno fatto vibrare per tutta la durata e anche commuovere. Lui è Ezio Bosso, chi è? uno dei più grandi pianisti al mondo, colpito dalla SLA. Colpito dalla SLA, lui ha suonato fino agli ultimi istanti di vita Pensa un po'. e tra un brano e l'altro usciva la malattia. Aveva anche difficoltà a parlare. Nel momento in cui, ovviamente era in carrozzella, nel momento in cui metteva le mani sul pianoforte, la malattia spariva e uscivano queste note Pensa. incantevoli. Questa persona splendida, piena di ironia, di voglia di vivere. Ezio non c'è più, ma penso che questo sia uno dei momenti più belli di 37 anni di lavoro. Senti, Ruggero, questi quasi 28 minuti sono passati, vola, visto, vola, vola il Tempo tempo. vuole. Non so se abbiamo qualche altro minuto ancora, però volevo che tu lanciassi un messaggio ai giovani, ai calabresi, a chi naturalmente è in Calabria, che vuole fare azienda, vuole restare qua, perché purtroppo questi ragazzi vanno tutti via. Che Ma voglio. il messaggio va lanciato a più livelli. Io comincerei Sì. dall'alto. Sostenere la qualità, il merito, La meritocrazia, fare in modo di riuscire a comprendere laddove c'è veramente voglia, passione e non l'avventurarsi senza che se ne abbiano qualità, attitudine e capacità, purtroppo Ruggero qua vanno perché si tutti. disperdono, poi si polverizzano risorse e i risultati vengono ad Ma essere io è una vita che lo sto dicendo, gli ridotti. amici degli amici, mettetele al posto dei creano meno danni. Quando dico questo, significa che chi gestisce la cosa pubblica in Calabria, ma destra, sinistra, eccetera, per carità, voi avete gli amici, mettetele al posto. Allora, date possibilità a gente che ha competenze, vedono oltre, No, persone serie, capito? a chi A riesce di proporre, oggi ci sono molti bravo. avvisi pubblici anche nel campo della cultura, nel campo degli eventi. Certo. Allora, se con un seme tu puoi costruire Certo. addirittura un intero prato, credo che è preferibile rispetto a chi con quel seme a malapena ti fa uscire una fogliolina. Allora, chi è capace di produrre N volte col sostegno che pur a volte è necessario in una regione come la Calabria, tu hai esordito in questo spazio dicendo qui è tutto più difficile, ma è tutto più difficile per i numeri. Se tu pensi che rimanendo al mio settore, il pubblico che fa un artista in Calabria a volte il 20% di quello che fa a A Milano Milano, o in certo. altre realtà di quel tipo. Basta capire in termini di numeri in cosa si traduce con un semplice Certo. calcolo. Significa che noi a malapena spesso riusciamo a pagare le spese e quando va male ci sono grandi rimesse, al nord Rimesso. in un solo evento ci si può campare una Beh. vita. Allora, questo anche gap che ci divide dalle grandi realtà, Certo. ma anche per problemi morfologici, abbiamo una rete viaria
ferroviaria difficile, quindi gli spostamenti non sono facili, sono due carrette. Chi da Cosenza deve andare a Reggio Calabria a vedere uno spettacolo, cioè, poi immagina che deve tornare di notte sulla A2, è chiaro che magari dice evitiamo di scendere. Di a nord in un'ora, Bologna, hai un bacino d'utenza di milioni di persone, poi ci sono problemi economici, ci sono problemi di strutture, e credo che veramente continua ad essere un'attività quasi pionieristica se fatta, ripeto, nel rispetto di tutte quelle che sono le norme di natura giuridico, fiscale, ma anche tecnica che regolano questo settore. Ruggero, siamo giunti al termine, poi ritornerai, prima dell'estate ci vediamo, tanto noi siamo in diretta qui ogni sera dal martedì al venerdì. Ti ringrazio immensamente. Ringrazio te perché sei venuto, insomma, da Lamezia qua non viaggi come scherzi. Ringraziamo per quello che fai, per la tua professionalità e quello che porti in Calabria. Prego, se vuoi salutare gli amici lo puoi fare, prego. No, ma io saluto tutti i calabresi e dico sempre, se c'è stato un minuto di gioia per tutti voi, in qualcuno degli spettacoli che ho organizzato in questi anni, penso di aver consentito a più generazioni di sorridere, di far festa, di applaudire, di uscire felici da un parasporto, un teatro, uno stadio. Bene, allora impegniamoci tutti affinché questo sorriso arrivi e si trasmetta agli altri, affinché anche in una regione difficile come la Calabria si possa prevalere. Guarda, se avevo più capelli ero quasi come lui. Riccardo Cocciante, gli Spandau Ballet. Possa prevalere veramente il benessere per tutti. Auguri anche a chi attraversa momenti difficili, come è stato per me con la leucemia, e forza e coraggio, perché oggi si può riuscire a tornare alla normalità, come è stato per me. E grazie a chi mi ha aiutato in tante occasioni, appunto, e soprattutto in quella. Ragazzi, la linea al TG10, andiamo veloci perché incombe il TG10 delle 20:30. Allora vi abbraccio, vi saluto, noi anche per questo mercoledì siamo giunti al termine, ci vediamo domani sera sempre con 30 minuti di tutto e di più. Da Fabio Dippolito, la linea della regia centrale. A domani, ciao!